Cari amici, buonasera e benvenuti. Eccomi che arrivo e mi vedo anch'io. Benissimo. Questa sera è una diretta molto, molto, molto particolare. Tra qualche secondo, subito dopo la sigla, avremo un grandissimo ospite, il professor Pierluigi Lattuada, e parleremo di un tema molto, molto, molto particolare. Parleremo di pandemia emotiva. Un grande titolo perché fondamentalmente dietro questo titolo c'è davvero tanto, tanto, tanto. Lo analizzeremo insieme a lui. Questa sera ci parlerà sia di che cos'è la pandemia emotiva, sia di come uscirne, di quali sono le possibili soluzioni per risolvere questa problematica. Tra qualche secondo saremo qui insieme a lui, come dico sempre, per aiutarci a divulgare l'informazione gratuita, un like alla pagina, l'iscrizione al canale e divulghiamo questa diretta condividendola e facendola vedere a più persone possibile. A tra qualche istante, subito dopo la sigla. Cari amici, buonasera, buonasera al nostro ospite, il professor Pierluigi Lattuada. Caro prof, come stai? Buonasera, tutto a posto, eccoci pronti. Benissimo, pronti via. Beh, questa sera un grande titolo, un grande argomento. Parliamo di pandemia emotiva e mi piacerebbe subito far capire ai nostri amici cos'è, perché purtroppo vedo, noto, che ancora pochissime persone hanno compreso bene che cosa sta accadendo? Perché la confusione, diceva Sun Tzu nell'arte della guerra, se non puoi convincerli, confondili, ed è quello che sta accadendo, no? Tu come la vedi? Dacci qualcosa, qualche informazione Un in più. altro mio amico dice: una mente confusa dice no. Quindi bisogna cercare di chiarire le menti. Sì, beh, questa è una sfida in realtà, no? Grazie che l'hai accettata, perché parlare di questi tempi, di qualsiasi cosa che sia in qualche modo collegata alla pandemia, rischia di metterti subito su quel crinale per il quale uno sta lì e comincia a dire: vediamo un po', questo qui dov'è? Di qua o di là, no? C'è subito questa divisione tra i che mi fa, cioè solo il termine mi fa pena, Eh novax beh, o sì. più favorevole, è veramente impressionante. Quindi questo qui già potrebbe essere un primo spunto di discussione. Questa tendenza a categorizzare, a dividere per due e a mettere da una parte i buoni e dall'altra i cattivi, no? E di prendere parte. Questo qui sembra nulla, ma in realtà fa parte della pandemia emotiva, o di quella che io chiamo pandemia emotiva, e poi lo vedremo. Che cos'è questa pandemia emotiva? In realtà potremmo anche dire che la pandemia emotiva è la normalità. Cioè, già ai tempi il buon Maslow aveva scritto un libro sulla psicopatologia della normalità, no? Quindi noi potremmo, oppure Reich parlava del piccolo uomo e di tutta diciamo così, la patologia del piccolo uomo. Per cui mi verrebbe da dire che la pandemia emotiva è talmente diffusa che non si vede, ma, come dire, pervade praticamente ogni essere umano che Sì. non sia un po' consapevole, che non faccia qualche cosa su di sé. Potremmo dire che se noi non facciamo niente, se noi viviamo semplicemente, fatti non foste per vivere come brutti, se noi semplicemente viviamo, siamo affetti da pandemia emotiva. Cioè, cosa? Beh, intanto pensiamo a tutte le tradizioni della filosofia perenne. Pensiamo al buddismo, per esempio, pensiamo al Vedanta, al Veda, l'identificazione, no? Una delle problematiche principali dell'essere umano è che si identifica, no? Ma io sono, che ne so, io sono minimalista, sono interista, io sono pro o sono contro, no? Io sono questo, io sono quello. Quindi l'identificazione è uno dei drammi principali della nostra vita quotidiana. Solo Sì. che, perché adesso parliamo di, adesso con calma, e poi arriviamo anche, cerco di descrivere un po' proprio la sindrome, secondo me, di pandemia emotiva, però perché in questo momento è così evidente? Perché
perché sta succedendo una famosa emergenza. Cioè, quando c'è una situazione di emergenza è come quando c'è una strettoia. Quando c'è una strettoia o quando si accende la luce di colpo in un posto, tutto diventa più evidente, no? Diventano più evidenti i limiti, i difetti, no? Le problematiche della persona, diventano più evidenti le patologie della normalità, qualche cosa con la quale nella nostra vita quotidiana e normalmente riusciamo a convivere, quando c'è una situazione di emergenza, ecco che saltano fuori in modo più evidente. E che cosa salta fuori in modo più evidente? A me piacerebbe che noi provassimo a guardarci intorno, o mi piacerebbe che magari qualcuno che ci ascolta scrivesse in chat: secondo voi che cosa vedete? Che cosa vediamo di questi tempi? Cosa vediamo sempre, però soprattutto di questi tempi. Di questi tempi uno cosa vede? No? Cioè, potremmo dire che vediamo la fiera delle emozioni, guidati dalle emozioni, tendenzialmente dalla paura, no? Dalla paura, dal controllo, dal bisogno di sicurezza, dal bisogno di difendersi, di proteggersi, no? Quindi quella spinta guidata dalle emozioni che tende a portarci da qualche parte. E uno potrebbe dire: vabbè, che cosa c'è di male nelle emozioni? Nulla, nulla. Nelle emozioni. Il problema delle emozioni è l'identificazione con le emozioni, no? Il problema è che ci facciamo guidare dalle emozioni, cioè da una parte, cioè se noi, l'essere umano è corpo, anima, mente, quantomeno, si direbbe anche spirito, termine, no, sempre molto pericoloso da citare, però potremmo dire l'essere umano è corpo, anima, mente e spirito. Le emozioni sono qualche cosa che nasce dentro di noi e che tende a prenderci se noi non facciamo qualcosa, come dicevamo. Tendenzialmente noi non facciamo qualche cosa e quindi siamo presi dalle emozioni. Però perché potrebbe essere importante oggi descrivere un po'? Quindi che cosa succede quando siamo presi dalle emozioni? Quando siamo presi vuol dire che invece di agire secondo quello che è giusto e buono, non tanto un giusto morale, ma quello che è il mio codice interno, quello che io sento essere buono e giusto, agisco secondo un'emozione, per esempio la paura o la rabbia, tendenzialmente. No, le emozioni di base sono paura, rabbia, tristezza e dolore. Quindi fondamentalmente uno è guidato da queste emozioni. Se siamo guidati dalle emozioni, non siamo guidati da quello che è buono e giusto per noi. Non siamo, certo, guidati da quello che è la nostra vera natura. Per cui essere guidati dalle emozioni è un limite della nostra esistenza. Però quando dico pandemia emotiva intendo che esiste proprio una, potremmo dire una sindrome, potremmo dire esiste una personalità che viene proprio guidata da questa, come la chiamava Reich, peste emozionale, peste emotiva. E quindi io farei un po' di excursus anche per, come dire, per fare vedere che non è qualche cosa che mi sono inventato quest'oggi, ma che ha tutta una sua lunga storia che tendenzialmente, come abbiamo detto, attraversa la nostra l'umanità. Il buon Reich, già nel 1933, definiva la peste emotiva e diceva: cosa, pensiamo ad essere un psicoterapeuta, un medico ebreo comunista nella Svizzera nazista, nella Germania nazista, cioè era comunque complessa la situazione, e chi più di lui ha vissuto su di sé il peso di questa che poi ha chiamato peste emozionale.
no? Per lui, per Pestel, io volevo condividere, ma poi non sono riuscito a condividere lo schermo, quindi userò delle slide che ho qui a lato e ve le cercherò di illustrarvele. Aspetta. Peste emozionale, emotiva vuol dire il blocco della formula della vita, fondamentalmente la somatizzazione della repressione sessuale, economica e politica esercitata sull'individuo. Ora, com'è possibile che venga esercitata questa repressione? La formula della vita. La formula della vita è carica, tensione, scarica, distensione. La formula della vita è la dinamica originaria, il pulsare dell'esistenza. Per assecondare, per seguire, per rispettare quindi il ritmo naturale dell'esistenza, il fluire della vita, la forma della vita, noi dobbiamo fluire delle cose. Noi dobbiamo fondamentalmente affidarci, agire secondo un atteggiamento di fluidità e di fiducia nei confronti di che cosa? Appunto di questa formula della vita. Solo che tutti sappiamo che la razionalità è considerata un valore estremo nella nostra società, no? Una grande conquista l'essere razionali. Il problema è che la razionalità non è funzionale al fluire della vita. È proprio la gabbia. La razionalità, per conoscere, separa. Quindi se la vita è polarità e ritmo, quindi è un fluire dei due complementari, no? Quindi la carica e la scarica, la contrazione e la distensione, la sistole e la diastole, l'ispirazione e l'espirazione. Tu per rispettare la forma della vita devi fluire, devi osservare, lasciare andare. La coscienza, ispirazione o espirazione. In più, il modo di conoscere della mente razionale è esclusivo. La mente razionale dice questo o quello. Per la mente razionale logica non ci può stare, come dire, una cosa e il suo complementare. O è bianco e nero. O è ispirazione o è espirazione. Ma la vita è incessante passaggio di ispirazione e espirazione. Non solo, ma mentre tu stai ispirando, stai espirando, si sta preparando l'espirazione, mentre arriva il giorno sta nascendo la notte, mentre io vado venendo via, no? Quindi il fluire della vita richiede un altro tipo di atteggiamento. Perché è così diffusa la mente razionale? Perché la mente razionale serve per agire sulla materia, non a caso abbiamo costruito nei secoli di crescita dall'illuminismo in qua, insomma dall'uscita del Medioevo, quindi dalla nascita della scienza in poi, la mente razionale è diventata egemone. Ma cosa è successo? Se è stato assolutamente vitale che nascesse la ragione, ovviamente, per in qualche modo mettere ordine in quel pensiero magico superstizioso dei tempi dal Medioevo prima, no? Quindi la ragione che arriva, che nasce, che crea il metodo scientifico per conoscere, però quando ci si è incominciati a porre il problema su come conoscere, su cosa conoscere, ci si è accorti che tutto quello che era più naturalmente la vita non poteva essere conosciuto attraverso la ragione, e quindi è stata messa da parte la famosa distinzione tra res cogitans ed res extensa, no? È stata messa da parte la coscienza e ci si è dedicati alla materia. Questo fatto misurabile. Tutto ciò che è misurabile e ripetibile viene, no? Può essere conosciuto, ciò che non è misurabile e ripetibile non è scientifico. Cioè questo è un altro dei grandi limiti dell'evoluzione, chiaramente. Questo ovviamente ha fatto fare, noi dobbiamo sempre, ricordiamoci che non siamo né pro né contro
qualche cosa, quindi né pro né contro la un certo tipo di scienza, o la ragione. È stato perfetto che la scienza sia nata, abbia fatto fare tutti i progressi in assoluto che ci ha fatto fare fino ad oggi. Ma qual è stato il problema? La scienza ha avuto così tanto successo nella materia che è stato applicato anche alla vita. È stato applicato al bios, no? Allo studio dell'essere umano. E quindi, come fai a studiare l'essere umano con la ragione? Assolutamente impossibile. No, poi devi ridurre la vita a materia. È quello che ha fatto, è a quello che ha fatto la scienza. No? La coscienza non esiste, è solo una manifestazione della funzione dell'attività cerebrale. E quindi io per studiare la coscienza studio il cervello. Ma non stai studiando la coscienza. Stai studiando la coscienza, cioè la vita. Lo spirito non esiste, le emozioni sono frutto di attività biochimica, no? Sono legate all'attività del cervello limbico, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto viene ridotto a materia. Se non lo trovi nella materia, non esiste. In questo modo, ovviamente, tu hai dei risultati straordinari quando tu puoi considerare l'essere umano una macchina. Cioè, lo fai vivere di più, gli fai avere una maggiore sicurezza, magari economica, ammesso che costruisci ponti, casa, arrivi su Marte, arrivi sulla Luna, quindi hai grande successo dal punto di vista materico, a scapito di tutto quello che è il mondo. Però poi mi pongo una domanda, scusami, prego. Se ti interrompo, la domanda è vero che apparentemente gli stai dando con la materia di più, ma lo stai limitando, perché le tribù aborigene, che hanno molto di meno nell'apparenza, ancora comunicano telepaticamente, ancora fanno i viaggi astrali senza nessun tipo di limite, quindi probabilmente è proprio la materia, la scienza, la conoscenza razionale che ha bloccato e limitato quelle capacità fortemente legate allo spirito, all'energia, all'anima, eccetera, eccetera, e che hanno limitato l'essere umano, non l'hanno fatto evolvere, correggimi se sbaglio. E questo è possibile, non possiamo dirlo esattamente, cioè io cerco di, come dire, io cerco di vedere quello che secondo me c'è da fare e quello che in qualche modo è squilibrato, no? Allora, non possiamo negare, e non voglio negare, gli straordinari successi della scienza. Senza dubbio. Di vista di migliorare la qualità della vita. Sto dicendo che qualsiasi cosa che diventa egemone crea uno squilibrio. Cioè anche, che ne so, la pasta asciutta fa bene, è buona. Se mangi 2 chili ogni giorno, non fa bene. E così via per qualsiasi altra cosa. Se fai l'amore, fa bene. Se fai l'amore, se sei ossessionato ogni giorno, non fa bene. E così via per tutto quanto. Quindi sto dicendo che si è creato uno squilibrio. La ragione e la scienza mainstream, la scienza attuale, ha tagliato fuori tutto ciò che è più essenzialmente umano e ha trasformato, ridotto per studiarlo, l'essere umano a materia. Non a caso adesso le nuove frontiere della medicina, ci sono state 3 grandi rivoluzioni nella medicina. La prima rivoluzione è stata la scoperta degli antibiotici e quindi dei batteri, eccetera. Cioè dei batteri prima, quindi che ha consentito la vittoria tendenzialmente su tutto ciò che è le patologie in qualche modo, non completamente infatti, però. La seconda grande scoperta è stata la diagnostica, le macchine diagnostiche, dal Rad X fino alla risonanza magnetica funzionale e via di seguito, che adesso sta andando nella micro, no? Con la nanotecnologia, e quindi sta andando verso dimensioni allucinanti. E la terza, nella quale che è in corso in questo momento, è la genomica, attenzione, quindi la capacità di individuare il gene responsabile della malattia, di produrre dei farmaci in grado di sopprimere quel gene per evitare la malattia. I vaccini attuali fanno parte di queste ricerca genomica e via di seguito. Allora,
perché tutto questo, che porta un grande vantaggio dal punto di vista della materia, crea a mio avviso anche un grande danno, perché appunto nel frattempo non vede che l'essere umano, dal punto di vista della sua anima, delle sue emozioni, della padronanza delle sue emozioni, della padronanza della missione spirituale, non sta facendo assolutamente nessuna evoluzione, ma anzi una regressione. Si combatte così tanto la pandemia di un virus e non si vede la pandemia emotiva che sta esplodendo in modo esasperato, soprattutto di questi tempi. Non a caso anche la lotta tra le due posizioni è nient'altro che una manifestazione di questa pandemia emotiva. Quindi il problema è che c'è qualcosa di non visto, perché non ci sono gli occhi per vederlo, perché la scienza attuale guarda solo la materia. Non a caso questo problema viene affrontato oggi, il problema odierno viene affrontato con virus, vaccino, come se il problema fosse una malattia virale che deve essere combattuta con un vaccino. Non si vede altro. Nel frattempo la pandemia emotiva continua a lavorare, continua ad andare avanti, non solo, ma lo vediamo, è esasperato. Ho visto l'altro giorno una vignetta dove c'erano da una parte i letti occupati nelle terapie intensive, dall'altra i letti occupati nelle reparti di psichiatria, eccetera, che sono aumentati in misura notevole. Per cui, allora, tutto questo discorso, questo escurso, l'ho fatto per dire che se noi non vediamo la pandemia emotiva, stiamo perdendo un'opportunità. Non voglio entrare in nessuna polemica e non voglio nemmeno sottolineare il fatto che chi ne parla, nessuno, sottolineare il fatto che i tecnici che devono occuparsi della situazione attuale si occupano solo dal punto di vista della materia, e che chi dice io credo nella scienza sta dicendo quantomeno qualcosa di molto limitato, perché bisognerebbe chiedergli: va bene, che cos'è la scienza allora? La scienza è una scienza che fornisce garanzia di validità. Non è la scienza dominante attuale, perché questa è una scienza. In più è quella scienza che non è in grado di lavorare, di occuparsi della vita, ma si occupa della materia. E non è in grado di occuparsi della coscienza e delle tue emozioni. Questa scienza non è in grado di insegnarti come padroneggiare le tue emozioni. Quindi se tu credi nella scienza, stai credendo in qualche cosa che non ti aiuta. Certo. Anche perché non ci si dovrebbe identificare nelle emozioni, ma bisognerebbe solo viverle. Non ha nulla di strano, è bello vivere le emozioni, ma vissuta l'emozione finisce lì. Sì, se potevo condividere, avrei fatto vedere delle slide che avevo, e sono comunque, non vorrei percorrere i tempi, perché sì, voglio parlarti di quello. Ovviamente dopo voglio dire come ovviamente si supera si può superare questo se se ne parlasse, se qualcuno, se qualche santo uomo, se qualche giornalista, se qualche si decidesse a rendersi conto che esiste qualche cosa d'altro in questo momento in corso e non solo una pandemia da virus. Però, allora, facciamo così, che cerco di vedere un po'. Guarda quello che diceva il buon Reich ai tempi. La peste emotiva è una biopatia cronica dell'organismo, apparso con la prima soppressione della vita sentimentale e genitale su vasta scala. È diventato un'epidemia che affligge il piccolo uomo nelle sue relazioni interpersonali e nei processi politici, che possono provocare azioni non democratiche e demagogiche. Cioè, se noi pensiamo, si tratta di un comportamento anomalo della società che minaccia la ricerca di una società libera ed equilibrata, per via della quale i popoli sottopongono la loro volontà ai vari governi attraverso la costruzione del patrocinio patriarcale.
Cioè, se tu reprimi la vita, si sviluppa un certo tipo di personalità. Sì. Questo certo tipo di personalità ha determinate caratteristiche. Sai qual è la prima di queste caratteristiche? Adesso ci andiamo. La prima delle caratteristiche di chi... Allora, perché se tu ti distanzi da te stesso, dalla vita dentro di te e ci costruisci una, diciamo così, un falso sé basato sulla ragione, quello che succede è che tu, prima di tutto, manipoli te stesso. Una delle prime caratteristiche della personalità affetta da pandemia emotiva è che manipola se stesso. Cosa vuol dire manipola se stesso? Non è in contatto con il suo vero sé, la sua vera natura. Sì. E crede di essere quello che non è. E ci crede davvero. Cioè, crede davvero perché il motivo della sua azione non è mai quello autentico, ma è sempre quello guidato da questo falso io che si è costruito per sostenere la sua repressione della vita. Sì. Cioè, se io non fluisco con fiducia nelle mie emozioni, se io non rispetto la forma della vita e costruisco una vita fasulla, pensiamo a una vita nella quale tu, che ne so, ti occupi di fare carriera, piuttosto che ti occupi di guadagnare più soldi, ti occupi dell'immagine di te, ti occupi di tutto, di apparire, dei like su Facebook, di tutto quello che questa società, diciamo così, ci mette a disposizione senza darci gli strumenti per altro, noi costruiamo un falso io e manipoliamo il nostro vero sé. Quindi crediamo che ciò in cui crediamo sia vero, ma non lo è. Certo. Questo è il primo. Quindi, non a caso ci costruiamo obiettivi. Io credo che io mi pongo, no, io so quello che voglio. Il mio obiettivo è... Sì, esatto. Questo è uno degli aspetti, certamente, come scrive la... Certo, questo è uno degli aspetti che certamente si allunga la vita. Abbiamo i nostri anziani nelle RSA che cosa fanno? Sono un perfetto target per le audience televisive e quindi per il commercio, no? E per il business del mercato. Comunque, appunto, voglio cercare di non fare troppe polemiche perché sarebbe come sparare sulla Croce Rossa. Io non una cosa che a me non piace è quella di assumere la posizione, no, di reattività nei confronti di una delle due parti. Sto cercando di, appunto, leggere quello che sta succedendo e fornire delle soluzioni. Quando noi vediamo le persone che ci credono così tanto, per esempio, in quello che sta succedendo, che sono così convinti di una parte che la sostengono, noi possiamo guardare e renderci conto che stanno manipolando se stessi. Perché se tu fossi in contatto con te stesso, se tu fossi in contatto con il tuo codice interno, con il ritmo della vita, risponderesti con fiducia alla vita piuttosto che con paura. E da lì nascerebbe tutto un altro tipo di... Ma cosa succede quando tu sei distante da te stesso e incominci a manipolarti? Che perdi l'autostima, perdi la fiducia in te stesso prima di tutto e quindi nasce una dipendenza emotiva. Questo è un secondo tratto caratteriale della personalità in pandemia emotiva. Diventi dipendente, cioè da che cosa? Diventi dipendente dai poteri forti, da chi ti parla, cioè chi è che se tu vivi in casa tua o con hai poche relazioni, dove sono le, quali sono le tue relazioni? La televisione, i media, no? I poteri forti che ti parlano, accendi la televisione e vedi Speranza in televisione, vedi i virologi in televisione, chi ascolti? Ascolti loro, diventi dipendente da chi ti dà delle parole chiare e forti. Certo. No? Sei disposto ad essere manipolato pur che ti offrano stabilità
e pur che ti offrano l'illusione di risolvere i tuoi problemi. Dicevo, sto cercando di non entrare in polemica, ma a certi punti è quasi impossibile. Pensiamo a tutta la campagna, no? Vaccinale e via di seguito, che offre una sicurezza fasulla. Ti dice, fai così che stai tranquillo. Sì, e sì. Tu hai bisogno di crederci. E non sottoponi a verifica. Quindi tendenzialmente la pandemia emotiva, la personalità con pandemia emotiva preferisce credere ciò che anche è irrazionale purché gli dia sicurezza, purché gli dia una garanzia di avere stabilità, purché gli dia una garanzia di risolvere i suoi problemi. Se tu sei abituato a reprimere le tue emozioni, se tu sei abituato a reprimere la tua vita interiore, cosa farai? Tenderai a abituarti alla repressione. Certo. Quindi non soffrirai la repressione, la limitazione della tua libertà, perché sei già tu stesso che te la limiti. Certo. Sei abituato a limitare. È normale. La libertà, e diventa normale cercare e accettare che ti venga limitata la libertà. Non solo, un altro aspetto, sei guidato dal passato. Se tu reprimi la vita e via di seguito, costruisci, la mente razionale si basa sull'esperienza passata, si basa sulla memoria, si basa sui traumi del passato, e quindi tu tenderai a farti guidare dal passato. Agisco certo. Così perché non succeda quello che era successo in passato. Certo. Perché non succeda quello che è successo ai nostri padri e ai nostri nonni, perché non succeda quello di quella volta in cui sono stato male, via di seguito. Quindi anziché agire secondo quello che senti dentro, agisci secondo il passato. In più, se tu tendi, avrai un atteggiamento, la personalità affetta da pandemia emotiva ha un atteggiamento aggressivo passivo, cioè se tu reprimi i tuoi istinti per forza tenderai a versare su qualcun altro. Certo. Quindi svilupperai un senso di, pensiamo sempre a questa lotta tra le due fazioni, se tu reprimi le tue emozioni e la tua rabbia tenderai a riversarla su chi è diverso da te. Quindi tenderai a individuare chi è diverso da te e a proiettare su di lui le tue emozioni negative. No? Quindi, pettegolezzo, gelosie, invidie, tutta la vita che non vivi la proietti sull'altro. Però non vuoi essere riconosciuto, cerchi di mascherare la tua aggressività con un atteggiamento di finta cortesia, con un atteggiamento di finta, no, formalismo, perché devi reprimere l'aggressività che senti nei confronti della, salvo poi esprimerla appena è possibile, appena qualcuno viene, che ne so, individuato come il responsabile di qualche cosa, allora esempio classico, no? È la che ne so, la folla che manda Cristo sul Calvario. No? Sì. Questa aggressività repressa che poi si scarica contro il capo espiatorio, contro la vittima. Io andrei avanti a descrivere la personalità, se ti va bene. Sì, certo, ci mancherebbe. Poi dopo vediamo un po'. Colpa, un altro dei grandi aspetti della personalità con pandemia emotiva è sentirsi in colpa. Se tu guardi in giro, cioè le persone giocano con la colpa in un modo impressionante. O no, non sono stato io, l'importante è non sentirsi in colpa, l'importante è che sia qualcun altro. Persino
se ti ammali, persino le persone preferiscono ammalarsi che prendersi la responsabilità della propria condizione. Sì. Basta che, cioè, magari uno sviluppa un tumore, l'importante è che ti dicano da fuori che è colpa dei geni, che è colpa dell'inquinamento, che è colpa di qualche cosa, basta che non ti diano la responsabilità. Perché tu cosa fai? Tu confondi la responsabilità con colpa. Dato che sei abituato a reprimere la vita e quindi l'abilità a rispondere, la capacità di essere nel mondo, non ti vuoi prendere nessun tipo di responsabilità e quindi trasforma la responsabilità in colpa. La colpa di, no, ammalarti, basta che l'abbia qualcun altro questa colpa. E così ti impedisci di fare quello che potresti fare, cioè diventare abile a rispondere nei confronti di ciò che hai. Certo, certo. Se tu hai potuto costruire una malattia, cioè dico il tumore da dove viene, se non te lo costruisci, se tu hai potuto costruirlo, ma se tu dai la colpa fuori, ecco che hai già chiuso la possibilità di guarire, perché certo, se non ti prendi la responsabilità di quello che hai fatto, no? Quindi questo è un altro aspetto della la fuga dal concetto di responsabilità e la confusione della responsabilità con la colpa. Certo. Qualcuno diceva anche forse a volte per l'orgoglio si scarica la colpa, e Marco invece dice bisogna impostare la psiche non attaccandosi a un fermo immagine del passato, ma secondo le vibrazioni perenni in avanti del pensiero orientale di continuo cambiare. Sì, quindi, questo, allora, certamente queste cose, solo che uno non lo può fare. Quello che sto cercando di dire è che l'affetto da pandemia emotiva, quindi gran parte delle dell'umanità, non lo può fare, perché la sua personalità, se tu non sei in grado di assumerti la responsabilità, se tu non sei in grado di esprimere le tue emozioni anche spiacevoli, rimangono dentro, e dopodiché non riesci a non avere, a non essere identificato, non avere l'orgoglio, non essere identificato con l'orgoglio, anche se leggi poi i libri di buddismo che ti dicono non ci devi identificare, ma la struttura della personalità non è in grado di farlo, perché la diade madre è paura, controllo. Io devo controllare quello che succede perché ho paura di quello che può succedere. Se certo, io non onoro la forma della vita, il fluire, la fiducia, sono condannata al controllo e alla paura, anche se leggo i libri che mi dicono amo il tuo prossimo come te stesso. Di conseguenza, la separazione è un altro aspetto. Sono separato da me stesso, come dicevamo prima. Ci sono delle parti di me separate. Non riuscirò a provare davvero piacere, no? Perché sono separato dai corpi. Di conseguenza, ovviamente, la distanza da se stessi, come dicevamo. Io non sono in grado di sapere quello che voglio. E se non sono in grado di sapere quello che voglio, certo, se non sono in grado di sapere quello che voglio, chiedo ad altri di dirmi quello che voglio. E soprattutto delego anche questo, no? E soprattutto, più una persona è diversa, più sarà pericolosa. Io ho bisogno, tutti abbiamo bisogno di amare, ma se io sono in questa condizione di distanza da me stesso, di insicurezza, di blocco delle, io cercherò delle zone sicure nelle quali esprimere il mio amore. Quindi cosa succede? Pensiamo alle lobby, pensiamo fino alla mafia, cioè la famiglia mafiosa tra di loro hanno un legame, non so, magari quando capita di vedere i film tipo Narcos, eccetera, dove vedi che questi ammazzano tutti quanti e poi il loro figlio, se il loro figlio viene minimamente attinto, no? C'è questo amore super protettivo nei confronti del tuo figlio quando ne hai appena ammazzati 500. Sì, infatti. Questa è la pandemia emotiva nell'apoteosi, cioè per la quale io riesco ad amare chi è vicino a me, chi è più vicino più riesco ad amare, chi è appena lontano diventa un nemico. E lo vediamo anche nella situazione attuale
Quindi c'è una situazione di superficialità, io non posso ascoltare la profondità, devo stare sempre in superficie, mi piacerà tutto ciò che è superficiale. Guarda un po', guardiamo i libri che vendono, guardiamo i programmi televisivi, guardiamo la comunicazione, devi stare in superficie, perché l'affetto da pandemia emotiva vuole stare in superficie, ha paura, perché se vai in profondità ci sono i tuoi mostri, Xunt Leone, okay. Quello che è represso è là, e quindi tu devi stare in superficie. Di conseguenza la tua stima, dicevamo, è talmente bassa che tu, tutti coloro che ti parlano di fiducia, di potenzialità, di realizzazione, di un mondo migliore, verranno vissuti come dei falsi maestri, gli attacchi come dei guru, gli attacchi come, no? Gli devi sminuire quel semplice fatto che tu non ti puoi permettere di sognare. Sei talmente distante da te stesso che non sei in contatto con le tue potenzialità e nemmeno ti immagini che tu possa svilupparle, le qualità e le potenzialità, no? E quindi rinunci, fai una vita di rinunce. E quindi che cosa c'è? Pensiamo al lockdown. Se tu devi rinunciare a danzare, ballare, giocare, incontrarti, correre, andare in natura, e hai una buona giustificazione per farlo, perfetto, no? Mi adeguo, faccio una vita in prigione, ma almeno non mi sento in colpa. Ho la giustificazione per farlo. Certo. Razionalizzazione. Quando è fatta per la mia, razionalizza. Provati a guardare in giro, guardiamoci in giro. Quante persone, la prima cosa che ti dicono è sì, no, ma è perché? Sì, sì, lo so, però, no? La razionalizzazione è uno degli effetti pandemici, super diffusi, che fa parte della pandemia emotiva. Perché? Le persone credono che chiedersi perché voglia dire trovare la soluzione. Sai cosa dice Hillman? Perché è una domanda sbagliata. Infatti, perché è una domanda sbagliatissima, non ti porterà mai a niente il perché. Il perché ti porterà a nutrire quei pretesti. No, ma io faccio questo perché io faccio il perché mi occupo penso agli altri, quando sai benissimo che sei infettivo allo stesso modo. Che certo. Chiusa parentesi, basta, non ne parlo più. Ma di tante cose così, no? No, ma io non posso andare a divertirmi perché ho i figli. Ma io non posso fare questo perché devo lavorare. Io non posso perché? Perché sì, una delle piaghe, giustamente, della società è la razionalizzazione. Però stiamo espandendo, la stiamo vedendo tutte la costellazione di questa pandemia emozionale, delle quali la razionalizzazione è uno, così come la colpa, dicevamo, così come, no? Tutto quello che abbiamo detto finora, fa parte di questa, spiegata bene dalla famosa frase di Lane che dice: la nostra mente è talmente abile a raccontarsi bugie da credere che sia la verità. Bellissimo. Quindi se siamo dentro nella mente razionale, siamo nella automanipolazione. Oppure anche pensiamo all'altra frase di De Bono, quello che ha inventato il pensiero laterale, cioè la mente è così abile a creare dei modelli dell'esperienza e gli fa così bene che poi dopo non riesce più a cambiarli, diventa cronicizzata. La cronicizzazione è uno degli aspetti della pandemia emotiva. La tendenza alla proiezione, come abbiamo detto, è ovvio che se io tutto questo lo blocco, lo reprimo, sono distante, dove lo metto tutto questo materiale, tutta questa ombra, tutta questa incapacità, tutto questo senso di frustrazione? Lo proietto sugli altri. Quindi lo sport nazionale del pandemico emotivo, quindi di quasi tutti, è proiettare. E su chi proietto? Su chi è diverso, ovviamente. Pensiamo alla situazione attuale, chi sono i demoni? Lo sappiamo. Chi sono i cattivi? Lo sappiamo. O quelli, oppure i migranti, oppure e via di seguito. Proiettiamo su chi è distante da noi i nostri mostri. Non solo, e c'è una cosa peggiore ancora della proiezione, che è l'identificazione proiettiva. Cos'è
Adesso ci arrivo ai rimedi, adesso fra un po', giustamente, non manca tanto, quindi adesso cerco di andare ai rimedi, finisco solo un attimo. L'educazione proiettiva è non solo io proietto su di te, ma io voglio che tu viva ciò che proietto. Cioè, se io sono arrabbiato con te, o se io sto male, se io soffro perché mi sento infelice, io proietto la mia infelicità su di te e voglio che tu sia infelice. Questa è l'identificazione proiettiva. Una delle familiarità con l'emergenza. Se tu in questo pandemico emotivo è abituato a vivere in emergenza. E quindi quando c'è un'emergenza va a nozze. Certo. Perfetto. Ha la giustificazione per fare quello che ha sempre fatto. Tanto non vive o sopravvive, che gli frega. Fornita su un piatto d'argento, tra l'altro. Vabbè, taglio perché voglio dire anche le soluzioni. Affaticamente esaurimento, che è senso di minaccia e insicurezza. Guarda un po' qual è la parola d'ordine sulla quale tutti i politici vincono. Sicurezza. Certo. Ti forniremo sicurezza. Perché? Perché la gente, i pandemici emotivi, hanno sicurezza dentro, insicurezza dentro. Se tu ti sei in contatto con il famoso flusso, hai fiducia, ti senti sicuro, il senso di safety, il senso di sicurezza nasce dal contatto con te stesso, non dai poliziotti sotto casa. Sì, e sì. Quindi, anche qui, no? L'affetto da pandemia emotiva si sente sempre minacciato e vive sempre in insicurezza e quindi chiede stabilità e sicurezza. Le due leve che permettono di gestire... le leve che permettono di gestire le masse, togliendogli la libertà, paura e fame. Tu interroghi la gente, ti dice, sì, vabbè, se è per la sicurezza, va bene così, se è per la sicurezza. No? Certo. Per la sicurezza pensano che venga da fuori. Di conseguenza sì. C'è intolleranza, ovviamente. Ovviamente, ma vado veloce. Porta la morte. Sotto sotto c'è il demone della morte. Il grande dimenticato della nostra società viene fuori in ogni momento. Uno ha sempre paura di morire, ma guarda un po', perché dice che ama la vita. Ma la vita che cos'è? La vita è nascita, esistenza e morte. Certo, e fa parte del ciclo. La vita è evidente senza la morte, no? Però la mente razionale, vita bene, morte male. E quindi ovviamente combatti la morte in tutti i modi. Sicurezza, no? E via di seguito, pur di non correre il rischio della morte. Sara ci chiede cosa fare per ritrovare il contatto con se stessi. Ci arriviamo, Sara, siamo alla parte delle soluzioni, andremo a vedere. Soluzioni. Riduzione delle aree di comfort, come dicevamo prima, si riduce sempre di più le aree nelle quali tu riesci ad esprimere, perché è ovvio che tutti quanti siamo esseri umani, vogliamo l'amore, la felicità, eccetera, anche chi è affetto da pandemia emotiva, è ovvio. Ma l'area di comfort è sempre più ristretta. L'area nella quale tu riesci ad amare si riduce sempre più. Facevamo l'esempio del mafioso prima, no? Io riesco a amare la mia famiglia, poi riesco a amare chi mi dice di sì, riesco a amare chi mi fa sentire tranquillo e così via. E le aree di comfort si riducono sempre di più, le aree nelle quali io posso vivere. Per il resto tutto bloccato. Ok, basta. Adesso, quindi, passo numero uno. Facciamo così, no? Cito queste, sembrano, io li chiamo gli 8 pilastri della trasformazione. Sono 8 punti che se noi proviamo ad attuare potrebbero portarci fuori dalla pandemia emotiva. Il primo è osservare invece di giudicare. Se noi pensiamo, la nostra vita è sentire, agire e pensare. No? Io sento, penso e agisco. Però è questo, l'affetto a pandemia emotiva è dentro in questo circolo qua. Per uscirne, io intanto mi devo accorgere di esserlo dentro, no? E come faccio ad accorgermi? Io devo accorgermi che io posso osservarmi pensare, che io posso osservarmi agire, che io posso osservarmi sentire. Questo è un salto di coscienza enorme.
Da, fatti non forse per vivere come brutti, quindi senti fare quello che sento, guidato dalle emozioni, agire secondo i bisogni e pensare secondo un automatismo di pensiero, è quello che fa l'affetto da pandemia emotiva, il piccolo uomo e la piccola donna dentro di noi. Quando io mi accorgo che posso osservarmi pensare, osservare i miei giudizi, le mie paure, le mie credenze, le mie posizioni, incomincia a cambiare tutto. Entro, è come se entrassi in un altro mondo. È come se dalla luce spenta si accendesse la luce. Certo. E lì comincia una nuova vita. Quindi allenarsi ad osservare i propri pensieri, le emozioni, il proprio sentire, il proprio agire. Secondo, restare invece di andare via. La nostra vita è andare via. Con i pretesti, dicevamo prima, i pretesti. No, ma è perché? No, ma è perché? È cercare fuori, è dare... cercare la colpa fuori, è cercare pretesti, giustificazioni, andare via da se stessi, non stare mai un momento da soli, essere sempre pieni, computer, cellulare e via di seguito, no? Gli altri, la musica, mai resti. Quindi, secondo punto, restare invece di andare via. Terzo, parlavamo della razionalizzazione come uno degli eventi, come uno degli aspetti della. Quindi pensare e dare giustificazioni, dare sentire come invece di capire perché. Invece di no, sto male, ma sarà perché? Aspetta, senti come, senti cosa sta succedendo invece di pensare alla soluzione. Se tu senti come, su tutti i tuoi livelli, fisico, energetico, emotivo, mentale, tu vedi quello che sta succedendo. Se tu pensi perché, sei da un'altra parte. Quarto, fatti, non problemi. Questo ce lo dicono gli americani. Questa cosa qui è successa. Ma è, se tu lo giudichi come un problema, ti impedisci la possibilità di viverlo. Certo. Vivere l'esperienza e concentrarsi sulla soluzione. Questo è, per trovare la soluzione, incomincia ad accettare che sia successo, che questo fatto sia questo fatto. No? E di conseguenza accettare invece di combattere. Che il pandemico emotivo, che è abituato a ragionare con la mente duale che dice o questo o quello, se io accetto vuole dire che subisco. Accettare non è subire, accettare è il primo passo per la trasformazione. Io posso cambiare qualche cosa se accetto che sia così. Certo. Se io combatto contro il governo, contro le sue scelte, e non accetto che questo è il governo, che questa è la legge, che questo è, non la cambierò mai. Se non accetto che tu sei Vincenzo D'Amato, non entrerò mai in contatto con te davvero. Certo. Se io non accetto che questa è una piramide, non potrò farne nulla. Se accetto che questa è una tazza, non potrò bere. Quindi accettare invece di combattere. Affidarsi invece di controllare, dicevamo prima, la fiducia. Invece il pandemico emotivo è tutto nel controllo. Accetta, affidati, fluisci, come dicevamo prima, fluisci nelle cose, anziché volere controllare. Lascia perdere il controllo. Alleati, non sintomi, o alleati, non problemi, lo stesso. Quello che succede è qui per insegnarti. Se tu non lo consideri un amico, come puoi conoscerlo? Come puoi dialogare? Come puoi farne qualche cosa? Tutto quello che succede, l'universo è alleato a te. Tutto quello che succede è qui per dirti qual è il prossimo passo, se lo accetti, se lo consideri un alleato. Da ultimo, responsabilità non delega. Passiamo la nostra vita, il pandemico emotivo passa la sua vita a delegare all'altro, al medico, al politico e via di seguito. Prenditi la responsabilità, la vita è tua e sei abile a rispondere, sai come fare, fallo. Ecco, questi 8 pilastri della trasformazione sono 8 capisaldi
che potrebbero portarci fuori dalla pandemia emozionale nella quale tutti siamo immersi. E non solo, anche tirarci fuori da altre situazioni in cui ci andiamo ad immergere, perché come dicevamo prima, siamo un po' abituati, no, a diventare le emozioni che noi viviamo. Dovremmo semplicemente viverle e quindi il tutto cambierebbe, perché se la vivo dopo qualche secondo è passata, se invece divento quell'emozione, ne dibattevamo proprio nei giorni scorsi, no? Cioè nel tempo l'evoluzione cosa ci porta a fare? Adesso mi arrabbio come tutti gli altri, no? Perché non siamo fatti di solo spirito, siamo anche carne, però la differenza tra 3 anni fa ed oggi, nel periodo nel quale c'è stata questa grande evoluzione in me come in tanti altri, che se prima un momento di rabbia diventava di 3 giorni per una situazione accaduta, oggi vivi la rabbia 3 secondi, finisce dopo 3 secondi, sei centrato con te stesso. Quindi certo, la differenza la fa appunto la centratura, il sentirsi, l'essere consapevoli del potenziale. E poi viviamo momenti di rabbia, momenti di felicità, ma non ci attacchiamo alle emozioni. Certo, mi chiedevano chi è inviato gli altri pilastri, vengono da me, ma se scrivo qui in chat lo vedono le persone? Sì, 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 in chat ti vedono. Allora, il libro dove parlo degli otto pilastri si chiama Il modo ulteriore, oppure lo trovi anche sul sito Integral Transpersonal Life.com. Integral Transpersonal Life.com. Comunque li ho creati io questi 8 pilastri, che sono il modo ulteriore. Beh, insomma. Beh, come dice qualcuno, diceva Alessandro prima, un lavorone. E beh, è chiaro, è un lavorone perché nulla... Non sono d'accordo. Non è un lavorone. È molto più facile fare questo che fare l'altro. Solo che, perché ho voluto parlare di questa pandemia emotiva? Perché siamo tutti appestati. Accorgercene e sembra facile fare quello che facciamo perché siamo nell'automatismo. È automatico pensare... cercare una soluzione razionalizzando, è automatico proiettare sull'altro, è automatico sentirsi in colpa, è automatico bloccare le proprie emozioni, ma non è facile. La cosa più facile è osservare, è ascoltare, è sentire, è fluire, è accettare, è naturale, quello è naturale, questo che facciamo non è naturale, è certo. Pandemia emotiva. Marco dice questa situazione. C'è un altro che diceva, per riconoscere la trappola, cioè per uscire dalla trappola devi riconoscere la trappola. Certo. Di questo. Siamo in questa trappola, se vuoi uscire riconoscila. Marco diceva, questa pandemia emotiva è il risultato ultimo di una situazione psicosociale devoluta progressiva che va avanti da 3 decenni, ma non solo, io direi di più. E non so se sei d'accordo con me. Prenditi la responsabilità, sta succedendo a te e tu sei qui oggi. Fai tu i passi che devi fare, come io, come chiunque altro. Se noi diciamo che ma perché è il governo, perché è la grande finanza internazionale, perché è la globalizzazione, perché sono i poteri forti, e allora è sempre stato così. Il potere è sempre stato il potere. Infatti, se tu cadi in una trappola di prendere col potere. Fa parte della pandemia emotiva, sono stati loro, no? È il potere, sono questi qua che sono al governo, che sono dei ladri, è la grande finanza. Questo è un grande pretesto, perché tu non potrai mai fare nulla contro la grande finanza, ma potrai continuare a sentirti incazzato e nella parte del giusto contro i cattivi. Non cadere in questa trappola, le cose sono come sono, accetta i fatti, questo è. Questo sta succedendo a te oggi. Prenditi la responsabilità e chiediti qual è il passo che io posso fare adesso. Per uscirne. Ma infatti, tu dicevi prima, è un classico che si ripete nella storia. Ma infatti, quello che sta succedendo nel dividere in due la popolazione, dividi e timpera, lo dicevano già gli antichi romani, e ancora prima, cioè, se riconosciamo che fa parte del gioco e quindi tutto quello che noi stiamo vivendo è così e sarà sempre così, a momenti, a cicli, dobbiamo semplicemente concentrarci poi su come uscirne, qual è, come dicevi tu, il passo che posso fare io, il passo che può fare l'altro. Se ognuno di noi facesse il passo che ci porta ad uscire da questa situazione,
sarebbe molto più semplice e forse non esisterebbe neanche la situazione, perché Certo, Marco, esatto, Marco, Giuseppe, Tomma, certo. Siamo noi che siamo questi poteri. Chi noi? Il piccolo uomo, la piccola donna dentro di noi, gli appestati emotivi dentro di noi, che scelgono il politico funzionale a farci stare nell'emergenza, a farci stare nella situazione di alienazione da noi stessi, di non presa di responsabilità, e continuiamo a proiettare su di loro la nostra merda, invece di renderci conto che la situazione che c'è è quella che noi vogliamo, tutti quanti, perché altrimenti sarebbe diversa. È il frutto di una diffusa, la sto chiamando pandemia emotiva, ma comunque di una diffusa tendenza a delegare, a stare distanti da noi stessi, diciamo in una parola, distanza da sé. certo. Io ho messo qui in descrizione il sito, in maniera tale che chi vuole può andare a cercare, approfondire. E qualcuno chiedeva come poter comprare il libro, quindi eventualmente non so se dal sito si può. Dal libro lo trovi, a parte che su Amazon anche c'è, ma vai su Instagram Personal, ah, Life, no, ecco, ho sbagliato, l'Alif, no, ho sbagliato, scusami, Ok. correggiamo, scrivo Correggiamo, correggiamo. integral, Personal, Life.com. Ah, ma no, ancora, ma insomma, riesci a scrivere integral transpersonal if. Adesso dovrebbe essere giusto, integral transpersonal life.com. Ecco, quello è Ok, giusto. perfetto. Lo metto nei Da commenti. link edizioni al sito di Itedizioni dove potete comprare il libro. I libri ce ne sono una ventina. Qualcuno infatti dice, quindi dopo la pandemia ci potrà essere una specie di risveglio sociale. Dipenderà da quanto saremo consapevoli. È quello che dicevo, stiamo rischiando di perdere un'opportunità. Per Sì. questo che io sono così sofferente rispetto a questa situazione, perché nessuno ne parla, capito? E stiamo perdendo. Ho anche messo il canale YouTube dove ci sono circa 200 video anche su questo che potete trovare. Perché nessuno ne parla? Stiamo perdendo un'opportunità. Anche se la pandemia finirà come finirà, diranno che sono stati i vaccini a farla finire, tutto riprenderà come prima. Tutto andrà bene e via di seguito. No, non va bene un accidente perché nessuno si accorge che vive appestato dalla pandemia emotiva. Nessuno. Pochi. Non proprio nessuno, ma chiaramente Non proprio nessuno, pochi. c'è tanto ancora da fare. Quindi Bene. rimbocchiamo le maniche, guardiamo, osserviamo e andiamo oltre la nostra pandemia. Certo. È la cosa fondamentale, la cosa fondamentale. Infatti, niente. È un compito che secondo me va sviluppato quotidianamente. Questa autoanalisi va fatta ogni giorno, non quando sì, quando no. Va fatta quotidianamente perché è solo modo, Tempo pieno. a tempo pieno, è solo modo per arrivare a quella consapevolezza che poi un giorno ci permetterà di fare il salto, di arrivare al punto in cui non torni più indietro perché diventa la normalità, al contrario di come oggi. Essere centrati su se stessi, essere concentrati sull'accettazione, quindi sulla soluzione, e rendersi conto che chiaramente la differenza la facciamo noi. Chi prima diceva che era difficile, no? Quando impari ad andare in bicicletta non lo dimentichi più. Certo, è quello il punto di non ritorno, no? Benissimo, benissimo. Ci Oggi sono sei. tantissimi saluti, io li sto facendo passare e intanto ti ringrazio immensamente, perché come sempre Sempre un grande piacere. ci dai tanto sapere. Sto cercando di leggere gli ultimi, ma invece sono andato a commenti prima che non c'entravano niente. Perfetto, vabbè. Allora, niente, io saluto i nostri amici, saluto i nostri ospiti, diciamo, delle varie chat che ci hanno seguiti stasera e ringrazio immensamente te.
come sempre ci hai donato tanto sapere. Ci rivedremo presto per parlare di un nuovo interessante argomento. Ti auguro una buona serata, augurandomi appunto di rivederti presto anche da vicino, perché non ci vediamo da troppo tempo da vicino. Buona serata per gli gnocchi. Buona serata a tutti e alla prossima. Grazie a te, un abbraccione. Ciao.